rifiuto grande. Ho un grande problema? No, basta sapere dove portarlo. Chiamo il numero, c'è un numero da chiamare, mi danno un codice e lo deposito poi negli appositi in genere accanto ai secchioni e con il numero loro vengono a ritirare e daranno anche un appuntamento, mi sembra. No, ho un'immensa opportunità, perché se è semplicemente molto grande lo carico comunque in macchina e lo porto in via Zaffiro dove c'è il centro di raccolta Pinco Pallo. E un paio di volte l'anno ci vado, ed è bellissimo, sarebbe il mio sogno lavorare lì almeno, dico, per gioco, per vacanza, partecipare fisicamente a mettere in ordine ciò che inizialmente è caotico. Comunque, se invece è immensamente grande come un bidone di ferro di 2 metri, allora basta una telefonata. No, io mi sono sempre trovato bene, devi solo telefonare, fissare un appuntamento, ti danno un numero di protocollo, che non ho mai capito il perché, però arrivano e... L'ultima volta sono entrati anche dal cancello che era chiuso, non so come hanno fatto, non ci hanno portato via tutti. Portato via i rimasugli. Tutti però gli ingombranti. Mi chiedo ancora, ma sono fortissimi quelli del 6. Se c'è un rifiuto grande o chiamo il comune, come è stato per la casa, oppure vado a portarlo direttamente al centro di raccolta. No, la roba, questo qui lo chiamiamo il consorzio, chiamiamo ora la 6, prima l'ex Coseca, e vengono a ritirarli dei giorni che si decide di quando farli ritrovare, vengono a riprenderli. Grande nel senso che è ingombrante? No, perché io se ho avuto qualche problema ho chiamato l'ex Coseca e lo venivano a raccogliere. No, si chiama, sei toscana. Chiamiamo il numero verde. Che vengono alle volte dopo un giorno, alle volte anche dopo 2 o 3 giorni. Assolutamente no, chiamo il gestore della raccolta, da me la vengono a prendere fuori casa. Sì. Sì! Sì.